Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi parlo del DJI Mini 4 Pro. Per chi ancora non lo conoscesse, stiamo parlando del mini drone da meno di 250 grammi della DJI, uscito oramai da un paio di mesi, e oggi dopo la sigla ve lo porto sul canale. Allora, vi spiego brevemente quello che andiamo a fare in questo video. Non andiamo a far altro che preparare il nostro drone e poi farlo alzare in volo. Andremo a vedere le sue capacità, le sue caratteristiche e andiamo a vedere la risoluzione video, come è, le varie impostazioni di questo drone. Andremo a vedere l'app DJI, insomma, come siete abituati, vi andrò a far vedere nello specifico tutte le sue peculiarità. Ragazzi, avete visto che panorama, e adesso ce lo andiamo a godere con il nostro drone. Allora ragazzi, adesso andiamo in un punto qua vicino al castello, prepariamo il tutto per riprendere questo drone e vogliamo in alto. Abbiamo tirato fuori il nostro drone ed eccolo qua. Qui abbiamo il drone con la sua batteria all'interno e qui abbiamo, come abbiamo visto nell'unboxing, la fascettina che tiene le eliche e qui abbiamo il nostro caro telecomando. Come vedete qua dietro abbiamo per riporre i pomelli che andremo ad avvitare poi, in modo che dentro lo zaino non danno fastidio e non si vadano a rompere. Operazione, come vedete, molto molto facile. Li avvitiamo e diciamo che siamo pronti al decollo. Quindi andiamo ad accendere. Doppio tap per accendere il nostro telecomando e poi andiamo a sfascettare il nostro drone, lo andiamo a liberare semplicemente della protezione per la sua fotocamera, lo andiamo ad aprire in questa maniera e lo mettiamo qua al centro. Ora doppio tap ugualmente sul drone, doppio tap veloce, il primo non me l'ha preso, ecco qua. Quando sentite questo rumore vuol dire che ci siamo, si è collegato. Solo per farvi vedere che sto girando in D-Log M, vi faccio vedere che da qui, questi tre puntini quassù, potete accedere a tutte le funzioni del drone: sicurezza, comandi, fotocamera, non so se riuscite a vedere. E da fotocamera potete andare da normale, con tutti i parametri che potete tranquillamente cambiare come volete, a D-Log M. E io ho messo il display assistito a colori, però la ripresa praticamente quel grigetto, perché praticamente è
il profilo flat, che è a 10 bit in questo Mini 4 Pro, e quindi è tanta tanta roba, perché considerate che in questo momento magari io sto riprendendo con il DJI Pocket 3, anche lui sullo stesso profilo di LogM, e quando vado ad editare praticamente mi trovo tutte le clip con lo stesso colore, e io magari con le mie LUT le posso tranquillamente colorare e dargli tutti lo stesso tono. Quindi questo è una gran cosa per chi è un pro e lavora magari come me con i video. Detto questo, non è il momento di andare proprio nello specifico nell'app, l'andiamo ad accendere. Quindi incrociamo in basso, ok, ci dice che le eliche sono installate correttamente, verifica completata, rivediamo da qui e come vedete il drone si è acceso. Ora lui quando si alzerà mapperà il punto di decollo, in modo che così quando lo facciamo rientrare dovrebbe rientrare proprio su questa mattonella che vedete. Facciamo partire. Ok ragazzi, si parte. Innanzitutto lo voglio far tornare subito a casa, quindi vediamo come si comporta nel prendere la home, quindi vediamo su quella mattonella come si comporta per il rientro. Andiamo qua e lo facciamo scritto a terra subito, oppure ritorno. Noi spingiamo ritorno, dobbiamo tenere premuto perché altrimenti per una sicurezza, altrimenti per sbaglio magari lo facciamo atterrare dove non vogliamo. E guardate la grafica quanto è figa, tutto in 3D. Lo faccio atterrare io. Comunque molto molto preciso. Non so se riuscite a vedere, ma adesso praticamente ho attivato un active track del castello, e come vedete io non sto toccando nulla, lui lo sta facendo tutto in automatico. Vi devo dire che lavora alla grande, una scena da cinema, quindi ragazzi livelli altissimi sia di qualità d'immagine che come guida, e a questo punto guida autonoma. Quindi se anche non siete degli esperti guidatori, magari lo diventerete, però già dall'inizio potete fare grandi cose con questo drone. La batteria è scarica e lui come protezione ci dice che rientra alla base, ci traccia naturalmente con la mappa 3D come prima. Da notare che stavamo a 700 metri di distanza, poi sono rientrato perché è fine la batteria, ma anche il segnale lo tiene molto molto bene. Ragazzi, primo volo e vi posso dire che la batteria secondo me rispetto ai 34 minuti che la DJI ci dice che dura, secondo me si attestiamo intorno ai 25, direi. Secondo me 34, scusate, un po' troppo. Guardate, adesso stiamo, non so se riuscite a vedere, ma stiamo a zero praticamente, abbiamo esaurito la batteria, ma sì, abbiamo fatto un po' di cose, l'abbiamo messo a dura prova, però secondo me i 34 minuti non sono, ora vediamo con i prossimi cicli di ricarica, vi aggiornerò, ma secondo me la batteria più o meno si attesta sui 25 minuti. Questa cosa della batteria, come vi ho detto, secondo me appunto non dura i 34 minuti dichiarati dalla DJI, quindi appunto per questo vi consiglio pienamente di prendere il drone con la modalità combo, cioè ossia con il pacchetto
completo, in modo che trovate al suo interno altre due batterie, quindi in totale di tre, perché vale veramente la pena. Perché secondo me, se siete dei creator o comunque a prescindere fate parecchi video e vi volete anche divertire, non per forza fare video chissà per quale scopo, comunque una batteria per questo drone secondo me è un po' poco. Magari invece di pagarlo 1000 viene 1120, spendete quei 120 euro di più che con il suo caricabatterie, che vi fa anche da power bank, con le tre batterie, DJI vi regala, la pagate, anche la borsetta. Al suo interno trovate le eliche di ricambio, il telecomando, quello lì che avete visto, con il display di ultima generazione da 5,5 pollici che si vede benissimo sotto la luce del sole. Quello naturalmente l'avete anche con la versione, quella standard, diciamo. Però, come vi ho detto, secondo me per 100 euro di più, 120, considerando che una batteria soltanto, se la prendete singola, vi costa circa 80-90 euro, non c'è confronto. Infatti io l'ho monitorato un po' su Amazon, che è il canale insomma dove parecchi lo comprano, e è andato più volte fuori stock la versione quella appunto con tre batterie, mentre la versione quella standard c'è praticamente dall'uscita, non è mai andata fuori stock. Quindi questo è un'aperta e chiusa parentesi, un mio consiglio per quello che riguarda appunto il reparto batterie. Mi sono voluto soffermare un pochino su questo tema perché comunque è un tema abbastanza importante per quello che riguarda la durata del volo. Ragazzi, un'altra utilità di questo pacchetto aggiuntivo delle batterie è il fatto che, non so se riuscite a vedere, ma qui praticamente avete anche una base di ricarica e da qui potete anche ricaricare un altro accessorio. Da qui potete vedere lo stato con i LED delle batterie e potete anche ricaricare, come in questo momento, dato che ho l'ultima batteria, mi è rimasta, posso prendere tranquillamente un power bank, vado ad inserire il nostro power bank qua e loro iniziano a ricaricarsi. Quindi tanta roba. Adesso vi faccio vedere un tracciamento e come mi segue il drone. Andiamo qua, naturalmente con il sole non sono riuscito a vedere, ma ve lo farò vedere poi nell'app. Quindi andiamo su Quick Shot e gli facciamo fare un seguimento a spirale. Quindi lui con l'ActiTrack prende a noi e ci segue ad a spirale. Vediamo se funziona. Noi che siamo il soggetto, spingiamo qui. Spingiamo start. 3, 2, 1. E come vedete, lui sta facendo una spirale mentre io cammino e si incontra gli ostacoli. Siccome lui è in grado di superarli abilmente, siamo molto molto più sicuri. Quindi brava DJI, e io ho fatto vedere il giro a spirale, ma possiamo fare diverse cose a cerchio, eccetera eccetera. E come vedete il drone, seguitemi, vi faccio vedere che è tornato al punto di partenza molto molto bene. Praticamente da soli vi fa capire che possiamo autoriprenderci con mille modalità. Quindi brava, brava DJI. Naturalmente non ve le porto tutte sul video perché ci vorrebbe molto, e il resto vi divertite voi. Però funzionano veramente alla grande. Un'altra cosa, già che sto qua, voglio provare a cambiare praticamente lui sul gimbal la lente. Perché faccio questo? Perché voglio montare un filtro contro il sole. Come sapete bene, i filtri ci aiutano ad abbassare il sole. Quindi come se non avete visto l'unboxing, andatelo a vedere, ma ho comprato questi
filtri ND della Freewell, che ve li garantisco sono veramente top, e sono 6 filtri dove all'interno trovate le varie gradazioni ND16, ND32, ND64, 128, 256 e 1000. Ora io vado a mettere un N32 e vi faccio vedere la differenza se vado a riprendere verso il sole. Ma una cosa che vi voglio far vedere è proprio invece come montare questa lente qua, questo filtro, sulla lente del DJI. Niente di più facile, però non ci si arriva subito, quindi voi dovete tenere il gimbal e nella parte esterna girare verso il basso, sinistra e basso, scatta e togliete questo, e da qui potete invece mettere con la stessa maniera dal basso verso l'alto, ha fatto clic e adesso abbiamo messo un N32. Ora lo facciamo volare e vediamo la differenza con un filtro N32 verso la luce del sole e uno senza. Ora vi faccio vedere il drone da qua e noi lo andiamo a puntare verso questo cespuglio. Vediamo se i sensori omnidirezionali funzionano abbastanza bene per schivarlo o comunque fermarsi. Come vedete l'ha evitato perfettamente. Facciamo un'altra prova. Andiamo verso il cespuglio di lato. Vediamo cosa fa. Come vedete io non tocco nulla e lui ha tranquillamente aggirato gli ostacoli. Tanta roba. Naturalmente ragazzi, il mio consiglio è quello di comunque stare sempre attenti, perché è sempre tecnologia e il drone può sbagliare, però abbiamo visto che comunque lui, siccome ha i sensori a 360 gradi e omnidirezionali, questo drone ragazzi schiva praticamente ogni cosa e devo dire che lo fa veramente bene. Però ecco, il consiglio che vi do di non abusarne, perché lui comunque magari i rami, i fili della corrente, non è che a volte li vede e a volte no. Quindi ecco, cespugli li sorpassa bene, alberi, cose che si vedono, case, però sulle cose piccole sono sempre sensori omnidirezionali e magari non fate affidamento fino in fondo. Però comunque si comporta veramente veramente bene anche lì e quindi ci dà una sicurezza in più e ci dà anche quell'azzardo in più, che non so se è un bene o un male, però insomma ci dà questa capacità. Ragazzi, lo sentite questo click? Sono le foto in sequenza. Perché? Perché come potete vedere noi possiamo fare anche un hyperlapse con il nostro drone e l'effetto vi garantisco che è letteralmente mozzafiato. Tanta roba. Dopo nell'app vi faccio vedere dove si trova, molto facile raggiungerlo, ma voi basta che guidate il drone verso la direzione che volete e lui fa un hyperlapse in movimento. Se vi faccio vedere, cioè la batteria scarica, vi faccio vedere dalla modalità normale a quella notturna, guardate che differenza. Tanta roba ragazzi, DJI ha fatto veramente un gran lavoro.
come prima giornata per il nostro drone è finita. Prima giornata perché? Perché siamo arrivati a fare l'hyperlapse al tramonto e abbiamo visto la modalità low light, la modalità notturna, con la modalità normale, e abbiamo visto la differenza che fa appunto al tramonto e quando scendono le luci. Detto questo, domani finiamo la seconda parte della nostra recensione test con questo DJI Mini 4 Pro. È passata una giornata, siamo di nuovo qua. Adesso la location, come avete visto per l'hyperlapse, che ci siamo spostati ieri sera al tramonto in tarda serata, siamo venuti al mare, in spiaggia. Qui finiamo il nostro test, ci rimangono da testare altre funzioni che vi voglio far vedere. Andremo a testare, come detto, le ultime funzioni del nostro DJI Mini 4 Pro. Take off. Innanzitutto vi voglio far vedere questa funzionalità che ieri non ve l'ho fatta vedere, che se spingete qua sotto il pulsante C2 vedrete che il drone qua dietro di me andrà a girare la camera da verticale a orizzontale, ed ora vi faccio vedere appunto in verticale come riprende. Naturalmente lui non perde assolutamente nulla, è 4K non croppato in verticale, pronto per essere postato sui social. Perché non fare un hyperlapse però in verticale da condividere appunto sui social? Lo facciamo insieme. Adesso stiamo facendo un master shot, lui praticamente sta girando intorno a noi e sta creando delle configurazioni a cerchio, dritti, zoomando, droni, e insomma fa tutto lui automaticamente. Come vedete io non sto guidando e lui fa tutto da solo, non so se riuscite a vederlo, ma lui sta lassù, sta girando e sta facendo tutto tranquillamente da solo. Alla fine di questo master shot la DJI ci dovrebbe far creare un video già completo, praticamente senza che noi abbiamo fatto nulla. Ora lo sto facendo verso di me, ma lo potete fare con qualsiasi oggetto e soggetto, quindi non solo con persone ma anche con cose fisiche, e vediamo che cosa esce fuori. Allora, master shot completato. Come vedete qui vi dice anche di come lo volete mettere, l'originale è quello tutto a sinistra, oppure potete già avere delle LUT, diciamo, che vedete la DJI, scegliete la vostra LUT e poi il master shot è completato. Ve lo metto qua, vedete come è venuto. Devo dire che è venuto veramente bene, con un semplice tocco fa tutto lui. Allora, adesso vi faccio vedere il waypoint come è impostato qua sul telecomando, cioè aggiungendo dei punti dove vogliamo far andare il drone e lui seguirà appunto questi punti, un po' come diciamo funziona in un time lapse, un motion lapse della DJI, diciamo, quando possiamo andare da sinistra a destra o da destra a sinistra, oppure mettere i punti come vogliamo noi personalizzarlo. Quindi ecco qua che ha segnato il waypoint e lui sta andando praticamente dove abbiamo detto.
ragazzi, vi ho fatto vedere le foto. Lui scatta a 48 megapixel in RAW, in JPEG, JPEG più RAW, ma tanto ve lo faccio vedere anche dal menu. E questo è quello che si vede, e è praticamente notte e avete visto le immagini che porta a casa. Questo drone, secondo me, è un piccolo coltellino svizzero, praticamente ha tutto. Io credo che DJI non poteva fare di meglio. Ve lo consiglio, questo è un drone da acquistare ad occhi chiusi. C'è la versione base da 700 e rotte euro parte, che non ve la consiglio, però se volete spendere poco c'è anche quella, e vi portate a casa un drone pazzesco. Altrimenti c'è la versione da 1000 euro e altrimenti c'è la versione questa combo con le batterie, che è quella che consiglio di più, come già vi ho detto, per il discorso appunto della batteria, che non dura poi così tanto se lo stressate. Quindi tre batterie secondo me sono top da avere. Ma detto questo, dopo andiamo a tirare le conclusioni. Intanto andiamo in studio, vi faccio vedere appunto l'app, la sua app, per bene, dopodiché tiriamo le conclusioni insieme. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere l'Active Track con l'Active Shot. Active Shot, ok, lasciamo su segui, facciamo go, e adesso qui possiamo praticamente decidere dove portare il nostro drone. E adesso, come vedete, io tocco leggermente e lui si gira. Sì, adesso lo voglio mandare dietro di me, magari così. Come vedete, lui fa di questo. Tanta roba. Adesso io lo voglio rimandare davanti a me e magari qua, mentre io cammino, e lui farà questo percorso. Capite bene che è una cosa che ci cambia totalmente il modo di lavorare, è sempre in automatico. Ok, allora ragazzi, come avete capito, mi ero dimenticato di farvi nella giornata di ieri gli smart shot, non ve l'avevo fatti vedere, che era una delle ultime novità apportata da DJI, ve le dovevo portare per forza in questa recensione, e quindi ho fatto un'ulteriore giornata di recensione per portarvi appunto, per farvi vedere questo piccolo video, come funzionano, che come detto vi cambiano anch'essi la vita quando lavorate tutto in automatico. Devo dire, brava DJI. Siamo tornati qui all'interno del nostro studio e questa due giorni abbiamo fatto parecchie prove con lui. Vi dico subito che mi è piaciuto moltissimo, ma questo andiamo a vedere nelle conclusioni dopo. Adesso vi voglio parlare un po' del telecomando. Adesso vi parlo in fretta dei tasti fisici. Qui abbiamo per accendere e per spengere appunto il telecomando, qui abbiamo per tornare a casa, qui possiamo switchare tra le varie antenne, qui abbiamo le antenne fisiche, qui abbiamo il tasto registrazione, tasto per le foto, qui possiamo girare il gimbal molto piano, qui abbiamo un tasto per far abbassare velocemente il gimbal e per rimetterlo al suo posto, e qui possiamo switchare con i waypoint, possiamo mettere i vari punti. Naturalmente qui ci sono queste qua che vedete, che sono i joystick dell'RC2, e RC2 che vi dico subito, secondo me è quello da acquistare. C'è una versione di DJI Mini 4 Pro con il telecomando che non integra al suo interno il display, ma io sinceramente non me la sento di consigliarvelo per due motivi. Il primo, perché vi servirà lo smartphone per lavorare con il drone e quindi vi ruba lo smartphone sia se vi chiamano sia se vi arrivano messaggi, quindi in quel momento dovreste mettere la full immersion e quindi siete irraggiungibili mentre guidate, anche perché è pericoloso se vi arrivano chiamate e vi va via il display magari mentre guidate il drone. Seconda cosa, è tutto più macchinoso perché dovete mettere il vostro smartphone all'interno del telecomando
eccetera, eccetera. Mentre qui è tutto a portata di mano, facciamo subito, appena spingiamo il tasto d'accensione è collegato con il nostro drone, subito l'app DJI Fly collegata e si parte. Quindi ve lo consiglio alla stragrande, oltre che ospita un display da 5,5 pollici che si vede benissimo sotto la luce del sole. Tanta tanta roba e ve lo consiglio. Questo è l'RC2 e al suo interno ha anche l'OcuSync 4.0 che vi permetterà di avere sicuramente una stabilità maggiore con il drone, cosa molto importante in volo, oltre che potete andare a una lunga lunga distanza da voi e lui reggerà comunque il segnale. Questo invece è il nostro DJI 4 Pro e non mi soffermo tanto, vi voglio solo dire che lui ha una USB per ricaricare e qui ci va la schedina, la SD card per registrare naturalmente. Cosa che non vi ho detto, mi stavo dimenticando, qua sotto abbiamo anche una schedina per lui, l'RC2, che al suo interno potete registrare oltre ai video che vi scaricate, magari gli screenshot e i video recording del display magari. E qui andate a ricaricare con un USB-C. Ripassando al drone, questi due ve l'ho detto, ma questa è importante perché? Perché se siete in una giornata che vi dovete sbrigare, anche se acquistate la combo e avete tre batterie, lui caricherà una batteria per volta. Quindi questa USB, anche con un power bank con due uscite, potete ricaricare sia lui che lui, quindi due batterie contemporaneamente, e questo tante volte vi può salvare la vita. Ve lo volevo dire perché è una chicchetta che c'è da tenere sott'occhio. Detto questo, del drone ne abbiamo parlato ampiamente, guardate quanto è piccolo e quanto è bello. Comunque, mettiamo via lui. Passiamo direttamente sull'app, adesso entriamo dentro, vi voglio far vedere qua abbiamo tutto i display, qui abbiamo la mappa, qui abbiamo per atterrare, qui abbiamo il waypoint, qui andiamo a vedere il motore, le eliche, se tutto sta bene, tutto che controlla, qui andiamo a vedere se possiamo passare da pro a automatico, qui abbiamo il menu per entrare nelle opzioni, abbiamo le foto in alto e abbiamo lo scatto singolo, A e B, scatto a tempo oppure scatto a raffica. Possiamo passare invece qui a video, abbiamo la modalità normale, la modalità notturna e lo slow motion. Quindi passiamo a master shot, che comunque l'abbiamo visto nel video. No, adesso non me lo fa attivare perché il drone naturalmente è spento, però abbiamo tutte le funzioni da qua, dalle foto, i video, i master shot, i quick shot, l'hyperlapse e il panorama, l'abbiamo tutti su questo pannellino qua. Da qui potete scattare le foto o registrare il video, mentre da qui sotto potete andare a rivedere le foto o i video fatti. Qui sono tutti i parametri che vedete della batteria del drone, del telecomando, le antenne, il GPS e tutte le varie cose. Con il tasto questo qui, freccia indietro, riandrete al menu precedente, quello di prima, eccolo qua. Con vola rientrate nel menu. Mentre invece se andiamo qua sui tre puntini vi si apre tutto questo menu e qui avete la sicurezza, i comandi, la fotocamera, le trasmissioni e le informazioni. Sulla sicurezza abbiamo appunto azionamento di evitamento ostacoli, l'opzione bypass se normale o elegante, la mappa radar, l'RTH avanzato, l'altitudine, aggiorno punto di non ritorno, la protezione volo, altitudine e distanza. Qui abbiamo messo 120 metri, piccola parentesi, perché il DJI Mini 4 Pro ha la marcatura C0, non so se riuscite a vederla, cercherò di mettervela qua, lui ha la marcatura C0. E quindi è il primo drone credo che abbia questa marcatura e quindi potete volare tranquilli nel 2024 e negli anni a venire, naturalmente senza l'obbligo del patentino, e questa è tanta roba. E inoltre, siccome è un C0, potete volare
sopra le persone, senza che queste persone sono informate. Naturalmente c'è sempre la privacy, non è che potete filmare una persona o fargli delle foto senza che lei lo sappia, però potete tranquillamente volare sopra senza nessun permesso. E queste sono tutte chicche che ha solamente lui, perché pesa meno di 250 grammi, che vi dico che non sono cose da poco. Detto questo, l'unica scocciatura limite che in questo momento ha questo drone è appunto l'altitudine, che non può arrivare più di 120 metri dal punto di decollo. Questo è l'unico vero limite di questo DJI Mini 4 Pro. Passando nei comandi, qui abbiamo l'unità, metri, chilometri, imperiale, eccetera eccetera, regolazione guadagno esposizione, lo stabilizzatore se è full o FPV, calibra stabilizzazione, poi possiamo impostare gli stick, quindi joystick come volete, io ho messo modalità 2, potete personalizzare i tasti naturalmente come a vostro piacimento, calibrare il radiocomando e poi c'è il tutorial di volo. La fotocamera, come ho detto già nell'esterna, io metto D-Log M, ma voi potete registrare tranquillamente in modalità normale o in HLG, che è un formato diciamo simile HDR. Qui io ho messo display assistito a colori perché altrimenti, come già detto, sarebbe stato tutto più grigio. Il vedere invece così mi assiste nel display. Qui c'è il formato, i sottotitoli, l'antisfarfallio, l'istogramma, livello effetto contorno, l'avviso sulla esposizione, ci sono le griglie, bilanciamento del bianco, la scheda, la memoria interna, eccetera eccetera eccetera. Qui abbiamo la trasmissione, io ho lasciato doppia banda in modo che così è più performante, e qui abbiamo tutto il grafico. Naturalmente adesso sto dentro lo studio, sto dentro casa, quindi non prende i satelliti, non prende bene. E qui invece abbiamo tutte le informazioni del drone, e se vi servono, tra cui abbiamo anche il serial number del drone, il numero di serie, eccetera eccetera eccetera. Questo è quanto. Non mi dilungo altro, l'unica cosa che vi volevo far vedere, senza che faccio un altro video dedicato, se andiamo qua e andiamo ad aprire la mappa, se ci clicchiamo sopra, come vedete ci switcha la visuale del drone qua, e qui ci apre tutta la cartina. Viceversa, se clicchiamo sull'immagine ci switcherà di là. È ben fatta. E con l'ultimo aggiornamento abbiamo appunto l'Active Track a 360 gradi, cosa non da poco. Inoltre, siccome lui ha tutti i sensori omnidirezionali, qua, 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 qua e qua, praticamente con l'ultimo aggiornamento la DJI ha sbloccato tutti questi sensori e tutte queste telecamere si possono vedere direttamente in quel riquadro piccolino, e quindi possiamo vedere magari l'ostacolo, se ci bippa, quanto è vicino, e renderci conto in una zona dove non ci rendiamo appunto conto. Detto questo, ragazzi, credo di avervi detto più o meno tutto. Il video è stato lungo, c'era da parlare parecchio, e come la recensione, se non l'avete vista andate a vedere, della Insta360 Ace Pro, ho cercato di portarvi più possibile all'interno dei test, dei tutorial e della recensione appunto di questo Mini 4 Pro, perché penso che vale la pena entrare per bene nel dettaglio. Vorrei tirare due conclusioni al volo, non dire altro che questo secondo me è il drone che, come ho già accennato prima in esterna, è praticamente un coltellino svizzero. Lui è un all-in-one, ha tutto, video di una qualità immensa per questo gioiellino di 249 grammi, perché poi che ci si aspetta da un drone? Una qualità di immagine e la sicurezza sono le prime due cose, e questo ce l'ha tutte, perché possiamo andare lontano, hai tutti i sensori sparsi e quindi a 360 gradi è protetto e lui vede gli ostacoli, quindi anche un principiante comunque può fare la sua bella figura e i suoi bei video già dall'inizio. Oltre che appunto siamo sicuri di non andare a sbattere, naturalmente sempre prudenza. Quindi questo è un drone che consiglio a tutti, naturalmente il costo non è poco, già ne abbiamo parlato, ci sono vari prezzi, da parte da 700 euro, c'è quello di mezzo che è da 1000, che è solo lui col telecomando, e poi c'è 1120 più o meno con le batterie
e la sua borsa che abbiamo visto nell'unboxing. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere. Detto questo, ragazzi, non posso far altro che consigliarvelo. Ve l'ho detto, ci sono droni che sicuramente costano un pochino meno, ma lui fa delle cose che gli altri non fanno. È l'ultimo drone, quindi verrà aggiornato parecchio per dare DJI. E inoltre ve l'ho detto, cosa non meno importante, lui è marchiato C0, cosa che ad esempio il Mini 3 Pro no. Quindi tenete d'occhio anche questa cosa. Ogni tanto tenete d'occhio Amazon perché va in sconto. Comunque vi lascio il link qua sotto. Diciamo che nelle sue caratteristiche, nei droni al di sotto di 250 grammi, mi sento di dire che lui, state tranquilli, che è il drone definitivo. Non mi dilungo altro. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, che mi farebbe molto piacere. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e switchate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti su tutti i prossimi video che usciranno. Questi sono due piccoli gesti che per voi non costano nulla, ma per me sono molto importanti e faranno crescere la nostra community, così che io posso portarvi sempre più video interessanti appunto sul mio canale. Inoltre, ragazzi, seguitemi sui social, Instagram e TikTok, su tutti, che sono i social dove vi spoilerò ogni giorno le news sulla fotografia e sulla tecnologia. Io, ragazzi, con questo DJI Mini 4 Pro vi saluto e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!